Questa mattina, lungo il viale Regina Margherita dinanzi al Monumento ai Caduti, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La manifestazione è iniziata con il tradizionale schieramento del picchetto d'onore interforze presso il Monumento ai Caduti di viale Regina Margherita, cui ha seguito la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione della corona d'alloro da parte del prefetto Chiara Armenio al sagello dedicato ai caduti. La manifestazione, che si è svolta davanti alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, e anche ad una rappresentanza delle scolaresche locali. Alle ore 18, presso il Monumento ai Caduti, la Maina Bandiera per la conclusione del programma delle celebrazioni. Simbolo, sicuramente un simbolo di ricordo dei caduti della guerra che si sono battuti, hanno perso la loro vita, giovani ragazzi, per che cosa? Per la nostra libertà, che a volte diamo per scontata, ma scontata non è. Quindi dobbiamo avere cura di questa libertà e di questa situazione di pace in cui viviamo. Teniamo anche presente che tante forze dell'ordine, tanti uomini delle forze dell'ordine hanno perso la loro vita per difendere i principi di libertà e di democrazia nel nostro paese. Il simbolo del Quarò del 4 novembre è elevato perché è uno dei momenti di riconoscimento della nazione, dello Stato, attorno in particolare alla propria unità rappresentata dalle forze armate che la difendono. Noi siamo forza civile, ma con e insieme alle forze armate siamo il sistema, diciamo, di sicurezza. Noi la sicurezza civile e loro, in parte come l'arma dei carabinieri, la finanza, anche la sicurezza civile economica. E poi la sicurezza del nostro Stato in un contesto che è anche quello complesso di questo momento e in un contesto europeo, perché non dimentichiamoci che facciamo parte della comune casa europea. Il 4 novembre è la festa delle forze armate, ma soprattutto la festa dell'unità nazionale. E in questo momento di particolare difficoltà internazionale con la guerra in Ucraina e soprattutto con la guerra energetica, per il valore che è più pesante in assoluto è la pace. Quindi noi sulla pace è giusto che diamo il nostro contributo, il nostro minimo contributo da ente locale lo diamo con una presenza della bandiera della pace sul balcone principale di Palazzo del Carmine, ma soprattutto il prefetto ricordava il bene comune. Il simbolo è per tutti noi italiani ricordare gli anni in cui molti italiani sono deceduti per difendere il suolo della patria. E un appello di cuore è quello di evitare che si ripetano queste cose nel mondo intero, non solo in Italia, nel mondo intero. Il 4 novembre è una festa importantissima anche perché è giusto che ricordarla, perché molte persone hanno dato la vita affinché noi potessimo gioire di quello che hanno fatto loro. Ed è un dovere essere qui in questo momento presenti, schierati con i simboli distintivi dei vari battaglioni di appartenenza.